buoni rideranno, i cattivi piangeranno, quelli del purgatorio un po' ridono, un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Un uomo forte, nel fiore degli anni. Nel fiore degli anni. Ma non teneva 70 anni? 70 anni, ma se li portava. Ma chi? Ma come chi? Il maestro Riscigno. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Ma quello ne ha fatte di cotte e di crude. Così amante della famiglia. Così amante, punto. Questo è vero. Gli sono sempre piaciute le belle femmine. Ma ultimamente apprezzava anche le bellezze particolari. Quello è morto nel momento... Proprio quando... Ho capito benissimo! È morto nel momento del complesso! Mentre suonava la batteria! Ah, ma c'è zecca sta batteria! Si dice amplesso, amplesso! Ah, è morto ambresso, ambresso! Sì, subito fatto! Babbo, ma almeno una sofferta! Non si dice amplesso, si dice amplesso! Babbo, mamma... Pronto? Sì, sono io, sì, Marcello Aprile. Sì. No, come? No, non mi... Canuppi, maledetto! Sentite, ma chi è? Io non ho tempo da perdere. No, ma catapiglia, voi può piacere, ma chi si può sapere chi è? Provveditorato agli studi. Ho tutto il tempo che volete, ditemi. Una supplenza. Annuale? E dove? Morzano. Proprio alla scuola Garibaldi! Ma questa è una notizia incredibile! Ecco, ma no, non sto ridendo per lei! Ma quando, ma no, ma che mi mettevo a ridere per lei? Adesso le spiego, sì. La scuola Garibaldi è proprio la scuola dove ho studiato io da bambino. E quindi ritornarci ad insegnare da grande mi faceva sorridere tutto ciò. Non è come poteva ridere per voi. Non ve ne porto proprio. Gesù, voi mi avete chiesto perché... Vabbè, sapete com'è... Sono 20 anni che sto qua a Milano. Sarà pure una bella città, ma a su nord, mamma mia, non si sopporta proprio. Siete di Bergamo? E com'è chiamate da Roma? Ah, via a volte le coincidenze. Siete di Bergamo. Complimenti per l'accento, si sente proprio. Complimenti. No, ma è il telefono che non prende, no? Io ho detto non si supporta proprio. Con la U, sì. Bisogna supportarlo di più questo nord. Ma parliamoci chiaro. È meridionale, non so buone. Vostra moglie è siciliana. Sentite, tenete qualche altro parente in Sardegna? Sicilia? No, è importante perché vi siete fatto l'Italia e mi avete inguagliato a me. Vabbè, comunque, ho capito bene la supplenza annuale. Thank you.
nessuno? Ma chi è? Sono Aprile! E vi siete anticipato, siamo a dicembre! Non mi sono battuto! Da quando ero piccolo, mamma mi conosce! Da quanto che volete? Sembra che stessi battuto! Ma voi siete Flora? Esattamente! E questa è una scuola pubblica, e siccome è una scuola pubblica, a quest'ora sta chiusa! Quindi se cercate qualcuno, che non ci sta nessuno! Arrivederci! Ma che arrivederci? Flora! Ma non vi ricordate di me? No! Ma come, voi siete la bidella? Sì! Gesù, io ho studiato in questa scuola quando ero bambino, sono Marcella Aprile. Marcella Aprile? Sì. Oh figlie, Nicolino Fortunato. Mi siete ricordata? E come hai fatto? Flora, che bello. Dammi la testa solo per dividere le orecchie. Grazie assai, La fiducia nei miei confronti è sempre stata alta, vedo. Devo dire che eravate un poco fesso, cioè. Gesù, non... avete peggiorato la situazione, Flora. Era meglio prima, su. Vabbè, dai, venite che vi accompagno. Sì, la valigia me la porto io. Non ci credo, Flora. Ma questa è proprio la guarda qua, la classe dove ho studiato io. C'è sta ancora la stessa cartina geografica. Come possibile? Guarda, gli stessi banchi tutti scassati. Dopo 30 anni, Flora, ma com'è possibile? È possibile, maestro. Allora, bambini, il maestro mi ha chiesto di farvi fare una prova della commedia, l'ultimo sonnizzo. Signora Flora, ma io la parte di Annarella non la voglio proprio fare e non voglio fare nemmeno Starchiapone. Io voglio fare la protagonista, voglio fare a Maria. E neanche io voglio fare l'avvocato. Voglio fare la parte che fa Marcello. Marcello, tu che parte fai? La parte di Antonio. E Marcello te la fa fare la parte sua. La prendo io. La vuole fare lui perché fa il fidanzato di Anna. E a lui Anna ci piace. State zitta tu, cretina. Bambini, fate i bravi per favore. Su. No, perché non la vuole fare. No, bambini, un momento. Il maestro Vescigno mi ha detto di dirvi. Grazie. Lasciate questa valigia, tutto a posto. Ora però io devo andare a casa di mio cugino Saverio e devo per forza scappare. Ma che sciamo, è proprio così, uno sfratto esecutivo. Ebbene sì, senti, ma parlando di cose serie, il nonno dove sta? È uscito a fare quattro passi. Ma come quattro passi? Ma non era paralitico? Vabbè, un passo sì, un passo no. Guardate, ma che c'ha che mio nonno è un invalido civile, di lavoro, di guerra, avete capito? È una cosa... Vabbè, ho capito, vi vado a pigliare i documenti, così voi certifica. Ma che c'ha che subito, volete aprire la porta, io subito torno, arrivo, grazie. Disgraziato, abbiate per il segretario. Salve, permesso. Ma che ricca. Ma il dottore non c'è? E pare che oggi il vecchio stia bene. Vecchio? No, io sto parlando dell'editore. Editore? Sì, Saverio Aprile. Ma quindi avete appuntamento con l'editore? No, io sono il cugino, Marcello Aprile. Lei deve essere il segretario, giusto? Più o meno. E volete dire un po' a mio cugino che sono arrivato, grazie. Non vi preoccupate, quel nome arriva subito. Mamma mia, certo che Saverio c'ha tante case, ma questa occhio e croce deve essere proprio la più brutta, mamma mia. Ah, perché questa non è l'unica casa, è vero? L'unica? Quella ne ha decine! Ah, ne ha molte altre! Ma come, voi siete il segretario e non sapete niente? Ma mi state pigliando in giro! Quello è un ragazzo brillante ma eccentrico, sa? Eccentrico? C'ha tanti soldi e se li spende così. Donne, macchine, appartamenti, mo ci vuole. Sentite, ma i soldi sono i suoi! E ne fa quello che vuole, sbaglio! Beato lui se c'ha tanti soldi, no? Ah, eccolo qua, sta arrivando nel centro! Ma che c'ha, tengo tutto qua! Per... Salve! Ciao! Ma... Ma chi sei? Scusa, non mi che qualcuno... Come chi sei? Ma chi sei? Sono Marcello, no? Uè, Marcello, come stai? Tutto non mi ricordavo di arrivare. Hai conosciuto il maresciallo Morris? Maresciallo? Dell'arma Morris. Tu chiedo scusa, io pensavo fosse il tuo segretario. Marcello, ma perché te tengo segretario? Ma sai com'è? Prima mi stava raccontando tante belle cose, i tuoi soldi, le tue case, le tue macchine, le donne. Ah no? Posso? Prego. Io? Vai. Marcello, scusami, ma che ci hai detto al maresciallo? È quello che mi hai detto tu al telefono, che ne so. Ma perché, ma ci tengo le case io? Vicine! Per giocare, no? Tu tieni pure un attimo così, siamo bella. Continua così e stasera mi canna proprio nel gastolo così, proprio seduta sta. Ma c'è, questo è uno sfratto esecutivo. Il nonno sta malato. Veramente? Il maresciallo è venuto qua a constatare il mio grado di povertà, come potrei ben vedere.
E mo tu, che uovo tipo simpatico, hai detto queste quattro sciocchezze. Dice, basta. Ah, ma ditemi un po', voi pure portate il nonno sulle spalle? Che faccio io? Ma perché mo ti devi vergognare, no? Non teniamo i soldi per comprare la carrozzina e quindi... Oh, Gesù! È così? È così! È così! È quello... È un po' pesante, ma sempre il nonno è che dobbiamo fare, non ce lo portiamo, marescià. Ce lo prendiamo e ce lo portiamo. Se sta più di là che di qua, ma ecco, eh. Ma cosa stai dicendo? Il nonno sta malato. C'è molto mannato, malatissimo, c'è più tanto malato che riuscire a fare quattro passi, eh? Da solo? Guardate che una passeggiata all'aria aperta fa i miracoli. E scusate, come se la fa sta passeggiata all'aria aperta? Senza assaggiare rutelle, perdonate. Ma c'è come sempre, no? Sulle spalle della gente! E chi ce l'ha chiesto? Quella se la passano, capì? Tipo santo in processione. E se va tutto quartiere a Nazareth, dopo le spalle della gente! È così. Io veramente questo non me l'aspettavo. Neanche io, Marescia, mai mi aspettavo una cosa del genere, mi dovete credere. E nessuno se l'aspettava. È così. Abbo, Marescia, una cortesia. Ancora? Che ve lo chiede pure mio cugino. Mm. Ah, che non me l'ho presentato, questa cosa. Marcello, per cortesia, se puoi. Lui è Marcello Aprile, il nuovo maestro della scuola elementare. Mm. Marescia, ve lo chiede pure lui. Giusto una settimanella. Una settimanina. Me la chiedete voi? Io sono venuto apposta da Milano a chiedervi questa cortesia, quindi... Vabbè. Solo una settimana. Grazie, ma che c'ha tante cose. Grazie. Vivissimi, ossequi. Arrivederci. Uè, Marce, che mi dici? Tutto a posto? Senti, mi stavo domandando. Sai, io ho un dubbio atroce. Dici. Ma tu mi avessi abboffato di palle in questi anni a telefono? Allora, innanzitutto, non urlare. Perché? Perché qua sta pieno di pulci. Ma no, che schifo. Tengo la casa sotto controllo. E si chiamano cinici, animali, no, pulci. Ma tu mi fai impressionare, no. Vieni qua. E che mi sei? Questa non è casa mia. Non è casa tua, ecco. Ma ti pare che uno come me poteva venire a abitare qua? Ma io che ne so. Ma c'è un deposito. Non è un appartamento, ce lo fa schifo, cazzo. Ma ce lo faccio per la legge. Ah. E tasse, ho capito. Ma cioè, quelle mi vogliono vedere in ginocchio. Questi sono fatti tuoi, non mi schiaga, già sono guaiato. Vabbè. Piuttosto, dove stai? Ah, il nonno, voglio vederlo, abbracciarlo. Il nonno, un altro problema. Sì. Io non ti ho detto una cosa importante. Dimmela. Il nonno è molto malato. Sta malato? Ma c'è una cosa gravissima, ha avuto un fortissimo attacco d'asma, una cosa di... No, ma allora è grave. Per questo l'ho portato a Mergellina. Vabbè, ma c'è, però non ci incupiamo, insomma, già tu non sei tornato dopo tanto tempo, no? Ma più che altro raccontami, ma dove dormi stasera? Come ti sei organizzato? Che fai? Questa domanda? Perché? Sai, non scherzare. No. Io quando ti ho chiamato da Milano, tu mi hai detto non prenotare, non affittare niente, c'ho io le case. Ma non mi cosci fai? Mi ha girato pure i soldi dell'affitto, ti ha girato. 3 mesi anche. A me mega di soldi? A te. E chi te ne sti case? Ma c'ha le case! Disponibili! Disponibili. Però Marcello, non ti preoccupare che quello quando mi vedo io le cose, tu lo sai, sto sempre tutto a posto. Sempre. Io mi chiamo il segretario, gli dico segretario, appena viene Marcello, gli liberi la casa, e quello della. E io dove vado a dormire nel frattempo? Abbo, Marcello, sono nella stessa situazione tua, per stasera ti arrangi qua con me. Allora, gli schifo, dove posso? Finché pare che sciallo me ne caccia. E che bella fine a dormire in mezzo lì. No, ma c'è per quella, no, quello là sta pieno di pulci. Madonna, è dallo questo il pulci. Ti ho detto che si chiamano cimici. No, quelle sono proprio pulci. Voi siete il nuovo maestro? Sì, sono il nuovo maestro, sì. Avete visto? Sì, signora. E di spalla chi se n'era accorto, maronna me. Avevo ragione, il nuovo maestro. Ma quello tiene proprio la faccia. In che senso, signora? No, bell'uomo. Grazie, molto gentile. Io inizio a rimpiangere il scigno. Vabbè, ma non si può mai dire. A volte l'apparenza inganna. Aspetta. Ma quello è brutto, è proprio brutto. Vabbè, ma noi aspettiamo un paio di giorni. Scusate, se potete abbassare un poco la voce, perché è imbarazzante, capisco, davanti si sente. Vabbè, comunque. Eccoci qua. Buongiorno, tutto bene? Allora, un'informazione didattica. Dite. Allora,
L'ultima volta che i bambini hanno visto... O morto. Ma quale morto? Chi ha detto il morto? Io qua. Ma non il morto, il cadavere. Fan bruia pure... Il maestro Rescigno, dove erano arrivati? A Camposanto a Poggio Reale. Mamma bella, non il giorno del funerale, mi piace. Qualche giorno prima. Guardate. Guardate. Ma è vero che venite da Milano? Vengo... Allora, io vengo da Milano, però ho fatto... Fatti il giro quello là, un po' per lungo, quello... Ma ricordo che ero nato, te. Allora, io sono nato a Napoli. Flora, per favore, possiamo accompagnare le mammelle? Le mammine, maestro, i bambini! Lei è Jessica, mia figlia. Piccoli, come stai? Ciao. Ma mica lei, ho bambino, Jessica! Che le sei spostato, perciò... Ciao. E lui è mio figlio, Eugenio. Pensavo vostro marito, questo invece è vostro figlio. Chantal! Ashanté, signora! Ma non io! No. Mia figlia, Chantal! Ashantel, sì, la piccola Chantal. Numero. No, il piacere è tutto mio di aver conosciuto a tutte e tre il logo. Arrivederci, maestro. Arrivederci. Ci dobbiamo rivedere. Maestro. È come se vero che stava nel Natale. Maestro. Chi è? Ho camminato. Avete ragione, non è che stavo se... Un ragionamento che... Vabbù, no, dicevo, mi raccomando, ricordatevi i nomi dei bambini. Quali bambini? Presentati. Ah, sì, quelli che sono andati in classe. Ora vado subito dentro e mi segno il nome sul registro, sì. Ehi, piccolina, e tu che ci fai ancora qua dentro? Forse vai subito dentro, forza, vai dentro. Questo è terribile, già l'ho capito. Guarda come reagisci, va? Maestro! È terribile questo. E che le amo! Uè, io te l'avevo detto, non la posso proprio guardare. Quello tiene proprio la faccia. Che lei è troppo brutta, è proprio brutta. Uè, ma vi siete vista tutte e due, sì. Madonna mia, abbiamo già fatto luce stamattina. E andiamo in classe. Signore! Non vi preoccupate, sta in classe vostra, fa sempre questo. Che l'ha disgraziato quando dice... Mi chiamo Peppino. Peppino il killer, suppongo. Allora... E chi lo si è bloccato ancora? Dai, guarda qua. Ca sicuro si è spazzata una coronare, scendici. Come hai detto che ti chiami, maronna mia? Peppino. Peppi, se io dovessi se dovessi sopravvivere a questa cosa, non è detto, non lo farei mai più. Non bisogna mai arrivare alle spalle così di soppiatto, tra l'altro. Eh? Non bisogna mai arrivare alle spalle così di soppiatto. No, non iniziate a parlare in milanese perché io non tanto lo capisco, per cortesia. Bisogna imparare. Le parole costano così poco, eppure valgono così tanto. Maestro, ma che parole devo usare con quella se quella mi schifa? Chi ti schifa? Chantal. E addirittura ti schifa? Sì, dice che sono chiatto. Non è vero. No. C'ho le ossa grosse. Mamma me lo dice sempre che ho le ossa grosse, non sono chiatto, no. Soprattutto quest'osso addominale qua, che è sviluppatissimo, maronna mia. Proprio da piccolo, eh. Però sai che c'è? Io e te dobbiamo imparare a parlare, a discutere. Lo conosci a Cyrano de Bergerac? Giocava dentro alla Juve. Facevo portiere, te lo ricordi? Paravo con Naso, il Naso... Cyrano, no, io sono napoletano, Cyrano. Cyrano e Cyrano, siamo belli, hai pensato sempre a sto calcio. Non era un giocatore, come dire, era un uomo non molto bello. Brutto, si dice. Diciamo molto brutto. E guarda là, piace. No, scusate, un abbaglio. L'abbaglio. Vabbè, comunque lui era un uomo molto brutto, però riuscì a far innamorare lo stesso... La bellissima Rossana, lo sai com'è? Soltanto con le parole. Parole giuste, dette cammina. In un momento... Cammina! E quando ti dico una cosa, una volta voglio parlare. Papà, ma io voglio stare a scuola. E ci vieni domani a scuola. Oggi fai come ti dico io e zitto. Un momento, ma che sta succedendo? Ehi, oh, fatevi i fatti vostri. Ma sono fatti miei, sono il maestro, perciò. E io sono il padre. E Ciro viene con me.
Vabbè, parliamone, no? Le parole sono aria, maestro. Aria. O paese mi, se volete far capire qualcosa a qualcuno, è parola. So questo. Lo dovete capire presto, molto presto. O sino la prossima volta vi porto vocabolario. Bra. Cammina, forza. Maestro, mamma mia. Vedete che con le parole non si fa niente? Forse è meglio che con Chantal non uso le parole. Forse è meglio si avatti. Vieni qua. Sta andando. Vieni qua, sta andando, dove qua, vai? Sta andando. Ui, Flora. Diciamo che come primo impatto, no. Vabbè, capisco con i bambini, tenitela giù. Però con le mamme, un po' peggio. Col papà. Però non ha già fatto proprio schifo. Ho iniziato proprio col piede sbagliato. No, maestro, se dite così, cominciate col piede sbagliato. Quelli sempre questo vogliono fare, le sceneggiate. Brava, Flora. Bravissima. Che c'è? Ecco cos'è che non ricordavo. Loro che cosa vogliono fare? Le sceneggiate. Ah, sì? E io teatro ce faccio fa. Venite con me. Sì, ma io sto genitore non la voglio fare, Leggi, forza. Sì. Pronto? Mm. Sì, sono io. Sono l'affogato Razzulli. Che è l'affogato? L'affogato a caffè. Andiamo belli, leggi bene. Ma che è affogato? Avvocato, con due V. Forza. Maestro, ma c'ho le mani sudate. Ecco, si legge che è mano, si legge. Da che mondo è mondo si legge che... Ma non mi ha fatto scudo. Che c'è che non va? Sta guardando? Sì, ti sta guardando? E allora io non ce la faccio. Che tragedia. Bambini, per favore vi potete girare dall'altra parte? Ehi, ho detto vi potete girare dall'altra parte? Ma pure io. E soprattutto tu. No, no. E sa anche lui ci manda, guarda fa, sta da parrucchiere. Andiamo belli, a forza. Allora, no, senti, però devi togliere queste mani bagnate, un coppa su guarda, guarda qua, non stai spugnando sto coso. E come faccio? C'ho le mani sudate. C'hai le mani sudate? Che se non sono mani sudate? Che se ne acquedotto a 10 punte, figlio mio. Madonna, ma com'è possibile? Fai una cosa, tieni le mani alzate, un po' di più, muovile piano piano, quella passa l'aria e si asciuga, capito? Piano piano. Che, ui, è oggi, ma passa l'aria e si asciuga, ma arriva l'acqua qua dentro. Guarda qua, oh. Cioè, ma non basta, c'è infuso tutto con le tacchissa. Dopo ti asciugo con il forno. Grazie, molto gentile, almeno. Mamma mia, un acquedotto mi era capitato da classe, fino un po'. Continua. Sì, sì, Yel ha dato a lei questo balletto. Ho sbagliato, è biglietto. Ma si pronuncia lanuto. Giratevi. Peppi, dove vai? Vieni qua. A casa, mi suicidi e torno. E come torni una volta suicidato? Ehi, si è detto un'altra sciocchezza. Però per tua fortuna, anche Cyrano si voleva suicidare. Un'altra volta il giocatore della Juve. Non era un giocatore. Ma io non sono come lui, io non ce la faccio. No, devi stare calmo, dammi la mano. La mano. Che? Sento che la cosa bagnata che si muove e pensano pulpe, capito? Ma fa... come da già pigiamo a te? Ce l'ho. Vieni qua. Yeah. Ti ho portato questo. Sì. Dove sta? Eccolo qua. Leggi qua. Girano il Bergerac. Cuociono dall'altra parte. Cucina francese, ecco. Come cuocere il Bergerac allo spiedo. Ma è buono. È buono. Tu, ma che buono, tu già c'hai lo stato minato, pure a chi se tu vuoi mangiare? Vabbè, allora non me la mangio, ecco qua. Me la mangi, devi leggere bene però. Cyrano de Bergerac.
Il giocatore della Juve. Lo straniero francese, sì. Beh, postiamo, non mi capito. Ehi, però mi devi promettere che te lo leggi a casa. Ha aiutato un sacco di persone, però potrà aiutare anche a te. Grazie. Allora, dove eravamo rimasti? Chiudiamo qua. Sì, allora, continuiamo a parlare dell'opera che stavamo leggendo. La ricordate? No? Figurati. Quest'opera si intitola L'ultimo... Maestro, scusate, ma ci possiamo girare? Perché voi ce l'avete detto di rimanere girati? Ma no, come sta concentrato questo? Che vogliamo fare? Va bene, aggiratevi. Grazie. Grazie a te. Se non finiamo a fare a scuola, maestro, non lo so. Ma me pumbe. Allora... Bella quanto antipatica. Vabbè, possiamo andare avanti? O vogliamo continuare tutto ciò spettacolo così? Dove eravamo rimasti? L'ultimo scugnizzo. Da chi è stato scritto? Raffaele Viviani. Brava! Raffaele Viviani. In quest'opera si parla di un ragazzo che oggi pensavo non veniva a scuola. Vieni qua. Dove vai? Ciro, vieni qua. Ricordati, Ciro, la scuola è sempre aperta. Pure se vieni un pochino in ritardo non fa niente, va bene? Siediti. Dicevo, si parla in quest'opera di un ragazzo che tutti pensano farà una brutta fine, che nella vita non combinerà mai niente di buono. Che è un ladruncolo, un delinquentello. Mio cugino Saverio, che è la tipologia là, avete capito? Però lui che cosa fa crescendo? Decide di cambiare, dimostrando a tutti che ognuno può veramente cambiare se veramente lo vuole. E questo significa essere uomini. Ecco perché, bambini, dovete conoscere tutto sui dinosauri, che rappresentano la storia e la nascita della nostra civiltà. Hai capito? Importante. Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Sto faticando. In classe mia. Vabbè, classe ogni posto mia è buono. Stai lavorando. Madonna mia. Vabbè, abbiamo un problema. Ma non ha tu problema. Bambini, 5 minuti di ricreazione. Chi? Peppino? No. Allora, ecco. Non bagnare il corridoio. No. Ciao bimbi, ciao. Dove sta il nonno? Ma c'è, sta giù dal salumiere. Oggi sta giù dal salumiere, signori, oggi sì. Mi dici dove sta che voglio vederlo. Ma c'è, risolviamo un problema alla volta. La casa. Quale casa? La casa. Quale casa? Dove abitiamo? È la casa. E si chiama deposito. No, casa. Babbo, mo deposito, casa, non fudi. Babbo, beh, che è successo? Niente, ma c'è, è scaduta la settimana. È venuto il maresciallo e ha messo i sigilli. Ma non possiamo più. Ma come? Io ti ho dato i soldi dell'affitto, nata voto dalla girata. Ma c'è, quelli mi vogliono vedere in ginocchio. Io ti voglio vedere morta, animale. Che hai fatto? Ti sei speso tutte le soldi, nata voto. Maronna, io non capisco perché da quando sono arrivato qua non fai altro che dirmi bugie. Maronna. Io ti dico le bugie. Sono bugie, mi dici. Ma quali bugie? Latte capposillo con la patante. Non era vero niente, non era vero. Niente. Tu mi devi dire, mo dove stai? No. Ma così non stamattina succederò 48. Sa a Pompei. A Pompei. Ma c'è, quello è un posto esclusivo, eh. Bellissimo, c'ha delle... Vabbè, ma che tu dica a fatte, tu manco capisci. Però si può visitare una volta al mese. E che è un santuario, che si può visitare una volta sola. Ma... Non si può visitare un mistero, non si sa perché. Ma tu che vuoi capire di questi posti? Tu l'hai cercato con me? No. Però c'è un problema. E quello costa. Io solo con la pensione del nonno non ce la faccio. E così ho speso i tuoi soldi. E come si fa, mo? E come si fa? Non lo so. Tu ci devi pensare a me. Tu devi stare sulle spalle mie. Scusi, io ci tengo sulle spalle il nonno. Fammi capire una cosa. Il nonno sta sulle spalle tue. Tu stai sulle spalle mie. E ma io sto sotto a tutto, però! Ma tutti hanno posto, però! Guarda qua, quando sono arrivato, 2 chili di collo mi hai fatto mettere. Guarda qua, 2 chili di collo. Ma vabbè, il nonno ci ha insegnato... A mantenere la calma. Sì. Tacire di mano. Grazie. Per questa notte ce ne andiamo a dormire in un albergo. Non è possibile. Perché? Pensi che non ci ho pensato? 200 telefonate, ma c'è da stamattina. Tutti occupati, ma nel raggio di 10 che tutto. 200 telefonate. Una cosa mi è scusata. Ti è scordato, telefono a casa. Hai fatto? Ma c'è, sei distratto ultimamente? No, lui non sapeva manco parlare, no, sta animale, guarda. Questa scuola ti sta distraendo. E i miei bagagli dove stanno? Ma ci stanno a casa, che anna sta? Mi portava a presto. E valli a prendere. Ma come ci vado se ha messo i sigilli? Mi hai perso i bagagli? Ma che persa? Ma c'è, guarda che quelli col sigillo non sono mai stati più sicuri. Mamma mia. E mo come ci arrivo là? Mi vuoi dare il tempo? Mo si fa stanotte, io vado là, mi arrampico. E vado. Al quarto piano ti arrampichi? Così l'uomo ragno. Ma tu manco con l'ascensore riesci a salire. Ma sei pessimista, però. Maronna mia.
Vabbè, comunque, se mi facessi parlare, ho risolto. Vedete come fa? Perché non me l'hai detto prima? Ma tu mi aggredisci, non mi fai parlare. Dice cazzo nuocchio, ma l'hai detto. Vabbè, è un posto qua vicino? Sì. Sì, sicuro? No, perché sono i primi giorni di scuola e se arrivo in ritardo me la cacciano. No, già ci hai pensato a sta cosa, ci hai pensato qui. Vabbè, è un posto qua in paese? Più vicino. Qua in zona? Più vicino. E che sarà qua? Basta, fermati. Qua. Che poi quante aule sono in tutto io non l'ho mai capito. Perché risulta comoda. Ma perché che vuoi fare? Vuoi aprire un bed and breakfast? No, ma c'è, perché io guardo, ho pensato a una cosa. Cioè tu dici che così domani sei il primo ad arrivare. Ma tu sei l'ultimo ad uscire. Con i piedi davanti, perché t'accidi con queste mani, t'accido. Madonna me. Che? Guarda che hai fatto. Che ci fa? Me l'hai squalcito tutto. Vabbè. Con un po' di sconto e un prezzo di favore te lo faccio comprare a te. Già, io mo mi compro il tuo libro falso. E come fai a capire che è falso? Dinosauri? Se scrivo con la D, no con la T, animale. Ma c'è, tu sei sicuro al 100%? No, ma c'è, io non stampo di 4.000 copie, io vado a finire, mezza nostra. E recupero il bagaglio. Ricordatevi che non stiamo a carnevale, Gesù, io sto impazzendo. E guardate qua che cosa ho trovato, una camicia da uomo. È di qualcuno di voi questa? Signora Flora, ma come può essere della nostra misura? Ma non vedete che c'è il colletto troppo largo? Ma... È un po' largo. E allora è di Peppino. Che ridere! Lascialo stare. Potete andare, Flora, grazie mille, poi tutto a posto. Di niente, di niente. Bambi, ciao. Allora, tutto a posto, sono riuscito a iscrivervi al concorso per teatro per ragazzi Taranto Festival. Madonna, che lurito. Madonna mia. E oggi stanotte ho fatto un sogno, lo vuoi sentire? Sì. C'era un bambino, piccolo, più piccirillo, volevo fa così. Conurito tanto. Però con questo ditino arrivava fino in cielo. Sì. Sì, e però con la puntina si bruciava vicino al sole. Hai capito la metafora? Non l'hai capito? E rimane ti porto l'accendino, pure come la capisci tu. Che c'è? Camburicio. Maestra, mamma, che tenete sotto la giacca? Che tengo? Che tengo? Niente. Niente. E perché domandi? Non tengo niente. C'avevo caldo. Maestro, ma quello fuori un altro poco nevica. Nevica. Devi stare un po' più attenta perché io ho usato una forma al passato. C'avevo caldo, passato, presente, non sto morendo di fritto, solo che non si capisce che fine ha fatta la mia camicia, va bene, la cerchiamo dopo tutti insieme, va bene. Allora comunque, dicevo, sono riuscito a iscrivervi al concorso per teatro per ragazzi Taranto Festival, partecipano un sacco di scuole, però se riusciamo a stare tutti uniti e concentrati, ce ne andiamo in tournée! Ehi, ma parlo un'altra volta milanese questo. Ma non, Peppi, ma non è milanese, è italiano. Vabbè, in effetti è francese. Significa in giro per l'Italia. Ma fuori da Morzano? Certo, fuori da Morzano. Guardate qua che cosa ho trovato. Questa roba. Dite la verità, è di qualcuno di voi questa roba? Qualcuno di voi questa roba? Verità. Alza mano, mo la devi alzare. Alza. Maestro, io sto trovando un sacco di roba strana in questo bagno. Veramente, Flo? Per caso avete trovato pure una camicia? Eccola, l'ho fatta tutta a strisce, assorbe la polvere che è una bellezza proprio. Quella costava una bella cosa di soldi. Però mo questa roba qua non mi serve, quindi la vado a buttare. No, avete ragione, al vostro buon cuore, sempre gentile. Se. Via da buttare tutto. È vero che andiamo in tournée? Giro, sì. Ringrazia che non è venuto tuo padre. Muoviti, prendi la roba e vai. Signora, muoviti. Scusi? Ma che credete di stare in una sala giochi? Entrate, uscite, vi prendete i ragazzi. Questa è una scuola seria. Ma avete caldo, maestro? La scuola è finita un'ora fa. Sì, lo so, è finita un'ora fa, mezz'ora fa, un'ora fa. Ma io mi trattengo per il loro bene. Ma che ne volete sapere voi di quello che fa bene a questi qua? Muoviti, muoviti. Per voi qual è il bene, maestro? Fagli imparare le poesie, il teatro? E poi quando escono da qua prendono solo mazzate. Non ti
dica sciocchezze. Io? Sì, io sono convinto che per i vostri figli... Ma se siete così convinto, perché non lo fate voi un figlio e lo crescete qui, dove li stiamo facendo crescere noi? Il posto di Ciro è qua. Al posto del ragazzo ci pensa il padre. Ma ha buttato... Oppure vi siete misi a fuoco allocamento. Crean, un maestrino da misi in difficoltà. L'ho sentito parlare, è strano. Quando venite alla tavola non dice ah. Ha perduto la lingua. È diventato muto. È ammucin. L'ultimo scugnizzo. È bravo, maestro. E scugnizzi non esistono più. Andiamo. E già, mo ci stanno sulle camurriste. Non lo accetto, stavo... Non sto come zitto. Iniziamo. Bisturi. Siete mi sa fare raccolta differenziata. Buono. Io penso che voi avete un grande problema, maestro. Guardate troppa televisione. Oppure camurriste non conoscete qualcuno di persona. Ah, pensavo, maestro. Pensavo. Andiamo. Maestro, e mo come si fa senza Antonio? E chi lo fa il mio fidanzato? Maestro, e mo come si fa? Perdonate, bambini. Hanno ragione loro. Con il teatro e la musica si vigliano solo mazzate. Le parole non servono a niente. Un bacio. Ma che cos'è poi un bacio? Un giuramento fatto un po' più da vicino. Una promessa più precisa. Un apostrofo rosa... messo fra le parole t'amo. No. Pepi, devi andare. Un segreto soffiato in bocca anziché all'orecchio. Un frammento di eternità che ronza come le ali di un'ape. Un modo di respirarsi il cuore e di scambiarsi sulle labbra il sapore dell'anima. Ma è basato! Ma chi stai andando? Bravo Pepi! Che t'avevo detto? Questo libro è eccezionale, non ci sta niente a fare. Salvatù, tu stai qua. Stavo parlando con i ragazzi e non ti ho visto. E io sì, io ti vedo sempre. Pure quando pensi di essere solo, c'è un occhio lì sopra di te ad osservarti. E per proteggerti. Tu fai parte della famiglia. Ci sei tu e c'è papà. E noi, chi più grandi, chi più piccoli, siamo tutti figli suoi. E io come un padre lo rispetto. Bravo. Tiè. E questo padre con te è tanto generoso, eh? Tu un po' meno con tuo figlio, vero? E che c'entra mio figlio? Lo sanno tutti come lo tratti. Ma sempre arriverà quel giorno che essa diventa chiave di te e ti farà paga per tutto quello che ci stai facendo passare. Sono fatti suoi. Come padre?
fai quello che vuoi. Ma come figlio, un pochino di rispetto lo devi portare. Certo. Brava, stai continuando, eh? Venerdì comincia il nuovo lavoro. Ma a me ci è arrivato sta vecchio macello. È da essere smistato. Io? Ma i mo' ci venuto a scontare gli arresti domiciliari. Se mi pigliano e mi mettono a indi, non esco più. E chi pensa a famiglia mia? Chi pensa a mia moglie? Tua moglie? Ci sarà sempre chi penserà a tua moglie. Venerdì mi raccomando alle 6:30 puntuale a vecchio macello. Guardi, ma te ne hanno puntato. Ciro, tuo figlio, e non vuoi uno in gamba. Le piccole consegne l'ha sempre fatte buone. E la legge non punisce i minori. E chi ne tiene una a disposizione è molto fortunato. Prima o poi il ragazzo doveva cominciare, no? Signor, se abbiate una pigna ruva, ve la da papà. Ma nemmeno oggi è venuto Ciro. No, maestro. E mo come facciamo? Sapete dove abita? No, maestro, ma non dovete andare là, perché sennò quello il padre picchia la mamma e picchia pure a Ciro. Bambini, che ci fate ancora qua fuori? Oggi non si entra in classe, no. Forza! Forza, andate, andate. Vi raggiungo subito. Maestro, pensateci voi a Ciro, mi raccomando. Vai, Ciro, vai. Beppi, Ciro, la chiamata a te, Ciro. Eppure sono così diversi. Allora, Flor, ma come sa da fare? Non si possono lasciare le cose così. Senti, io ci voglio andare a casa. Ma voi ci avete da fare, Flor? Non avrò una vita sociale, ma uno stomaco. Vado a fare un po' di spese e torno. No, dico stasera. No. Siete libera? Sì. No, perché stavo pensando, no? Così. Visto che io sono solo e sono disponibile. Se anche voi foste disponibile, allora potevamo farlo insieme, tutto qua. Ma voi veramente state facendo? E che vi credete, che sto scherzando? Ma io sono vecchia. Ma l'età non conta. Vecchia, ma matura. È appunto della vostra esperienza che io ho bisogno. Ma mica ce n'è tanta, maestro. Non ce n'è. Ma chissà quanti ne avete visti. Ma vi state allargando però, eh. Allora, che fate? Ci venite con me? Sì, ma forse è meglio a casa mia. Casa vostra? Ho una stanza piena di candele profumate all'essenza di rosmarino. È tutta a specchi. Sta piena di polvere, ma se mi date 5 minuti, io levo la polvere, do una passata a terra e gonfio anche il materasso d'acqua. Allora che dite? È meglio a casa mia, a casa vostra? Io dico che è meglio a casa di Ciro? A casa di Ciro, l'alunno vostro? È perché io sono solo e sono disponibile ad andarci. Se anche voi foste disponibile ad andarci, allora potevamo farlo insieme, ad andarci, e con la vostra esperienza troviamo le parole giuste per convincere i genitori. A questo serviva l'esperienza. A cosa, Flor? Gesù, Gesù, che le tene pure una madre a sacco te. Vieni un po'. Allora. No, maestro, a casa di Carmine a Mitrano. Voi quella famiglia non la conoscete? Che mi volete far passare? Un guai a me? Lasciamo stare, non ci andate nemmeno voi. Sentite a me.